Ciao ragazzi, eccoci arrivati al nuovo appuntamento con 3 minuti di Milan. È appena terminata la conferenza stampa di Stefano Pioli in compagnia di Simon Kjaer, che ha cercato di mantenere un low profile, parlando di una squadra che ancora deve dimostrare. In effetti è così, ha tanto dimostrato perché 24 risultati consecutivi non possono piovere dal cielo se non c'è una crescita della squadra, se non c'è un rafforzamento mentale soprattutto, oltre che di inserimenti tecnici che hanno portato alla crescita di tutto il gruppo, leggesi proprio Simon Kjaer e soprattutto Zlatan Ibrahimovic. Un low profile che va mantenuto perché la squadra è una squadra di giovani, giovani rampanti, la classe 99. Sono 5-6 elementi del 99, appunto, che stanno diciamo, completando questa rosa, bilanciando l'età avanzata dei due sopracitati con quello che è il gruppo. La media, infatti, è 24,34 giorni, quindi una delle più basse in Europa, forse la più bassa. E questo spinge l'allenatore di esperienza e uno dei giocatori leader della difesa, anch'esso di esperienza, a tenere un low profile. La verità è anche che il Milan che abbiamo visto vincere a Udine è un Milan che ha rallentato tutto il suo gioco. L'ha rallentato perché mi è parso in alcuni uomini chiave aver avuto un calo fisico ed è di questo che ci dobbiamo preoccupare maggiormente. Pioli lo sa che gli impegni ravvicinati possono comportare anche una flessione. La squadra corre da mesi, è inevitabile che la squadra si stanchi. Soprattutto poi il gioco si rallenti se questi uomini sono rappresentati da quelli che poi hanno la qualità, il cardine del gioco, leggesi Çalhanoğlu, giocatore sul quale si è parlato già nella live post partita di Udine, è stato uno dei peggiori in campo, una giornata decisamente no, che non accadeva da diverso tempo. Detto questo, il Milan deve concentrarsi, superare l'ostacolo, magari con del turnover, Dalot adesso al posto di Calabria e appunto Diaz al posto di Çalhanoğlu, superare questo scoglio perché il vero scollinamento lo si avrà dopo la partita di Verona. Riposo delle nazionali, nazionali che mi auguro per intelligenza delle istituzioni calcistiche non completino il loro turno, perché in questo momento far girare i giocatori in giro per l'Europa sarebbe folle. Lo abbiamo fatto, abbiamo sbagliato, non ripetiamo lo stesso errore. Quindi prepariamoci alla partita di domani con fiducia, con tanta speranza e soprattutto tanto milanismo. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima.